Capitolo secondo. Il paesanello si inurba. Angelo non ha ancora compiuto 10 anni e, per continuare gli studi, deve andare in collegio, dicendo addio alla vita libera del paese e all'infanzia fantasiosa. Nella tarda estate del 1812, padre Soteri, direttore del collegio dell'Annunziata di Asti, va a fare visita a Giuseppe Brofferio a Castelnuovo Calcea per l'iscrizione del piccolo Angelo. Padre Soteri è un prete speciale, elegante, dotato di voce flautata, dimostra aperte simpatie per la Francia e Angelo ne è ben impressionato. Il ragazzo è impaziente di partire ed è contento di sostituire con la divisa militare del collegio il suo abbigliamento abituale da scolaro di latinità, fatto di un pastrano grigio, panciotto bianco, pantaloni nocciola e berretto. Parte il giorno dei morti. Il nonno commosso lo bacia per la prima volta, la madre gli regala uno scudo con l'effigie di Napoleone. Il bambino è incuriosito dalla novità, ma non trattiene le lacrime quando deve lasciare la madre e il paese scompare alla sua vista. Con il saluto alle case finiscono le gioie innocenti dell'infanzia. Il paesanello si inurba. Angelo fa il viaggio verso Asti a cavallo dell'asino della commerciante Fravasa, insieme alle ceste piene di nebbiolo e moscatello da scambiare in città con aglio e cipolle. Dopo un tratto preferisce però le sue gambe alla schiena dell'asino e prosegue a piedi, osservando i paesi che via via attraversa. Fino a quel momento è andato soltanto a Montegrosso, Montaldo, Mongardino e Rocca d'Arazzo da parenti o amici del padre. Arriva al fiume Tanaro, che per lui è come l'oceano Atlantico, e lo attraversa passando su un ponte in costruzione sulla strada tra Nizza e Costigliole. Entra in Asti dalla porta di San Quirico, che era la porta della Forca, abolita dai francesi. La Forca verrà ripristinata nel 1814 e il primo impiccato sarà un contadino di Monbercelli, accusato di aver rubato 5 soldi. Angelo ha appuntamento con il padre, che passa molto tempo in città per lavoro, in piazza San Secondo, alla farmacia di Eugenio Pavia, figlio del confettiere che gli ha fatto provare le delizie da paradiso terrestre al famoso banchetto. Con il padre fa un giro al mercato e fa colazione al caffè Bagnasacco. Dopo una passeggiata nella Contrada Maestra, il padre accompagna il figlio al collegio. L'impatto con l'edificio è molto triste. Il collegio è un monastero vecchio e disabitato che si affaccia sulla piazza deserta, un lugubre ospizio con un portinaio arcigno di nome Malugano. Angelo vede lunghi anditi e gradinate, corridoi interminabili, affreschi alle pareti che rappresentano martiri decapitati e sante agonizzanti. L'ufficio di padre Soteri è al fondo dell'ultimo buio corridoio ed è preceduto da un museo zoologico molto rinomato, ma tutte quelle bestie imbalsamate, dall'orso all'uccello del paradiso, impauriscono il bambino. Dopo la cena, animata dalle conversazioni di padre Soteri con Giuseppe Brofferio e il viceprefetto, Angelo viene accompagnato nel dormitorio delle monache. Deve attraversare 2 immensi corridoi con ai lati delle piccole celle in cui ci sono soltanto un letto angusto e una sedia impagliata. Il portinaio lo accompagna in una di quelle celle tetre e Angelo rimane da solo nel dormitorio deserto fra lo squallore e le tenebre. Il bambino, che ha vissuto libero in campagna, pieno d'anima, di vivacità, di immaginazione, si trova improvvisamente rinchiuso nella tomba delle monache. Il mattino dopo il cameriere di padre Soteri gli chiede la mancia per dargli la colazione e il povero Angelo si deve separare dal prezioso scudo napoleonico della madre, sua unica ricchezza. Dopo essere stato privato di tutti i suoi averi, scende nel cortile disadorno, dove persino la gramigna cresce a stento e che è circondato da 2 corridoi senza inizio e senza fine, come l'eternità del tempo e dello spazio. Tutto intorno è solitudine e silenzio. E Angelo, pieno di sonno, di freddo e di malinconia, si ferma davanti a un affresco di Gesù sul Calvario, pensando che il dolore del suo piccolo cuore è più grande di quello del Cristo. Nei giorni successivi il collegio si popola di altri collegiali, 50 allievi e 100 peccati, in sostanza una società in miniatura, dove ci sono il tiranno e il manigoldo, il gesuita e l'intrigante, l'usuraio e il rompicollo, il ghiottone, l'ambizioso, il fanatico e il vigliacco.
Angelo è il più piccolo, il più timido e il più allocco, e diventa il bersaglio dei birboni più grandi. Se vuole giocare e rimediare qualche centesimo, deve lasciare ad altri la sua razione di formaggio e la minestra per 15 giorni. Così è sempre affamato e vessato. I gaglioffi sfruttano il suo fisico sottile, che passa attraverso le inferriate, per mandarlo a rubare le nespole all'ortolano o le polpette in cucina. Un giorno, sorpreso dall'ortolano, è salvato dall'assistente Don Paolo Brizio, giovane chierico quindicenne, incaricato dai superiori di parlare di Pitagora e Aristotele, ma in realtà compagno di balordaggini. Agli esami di ammissione Angelo guadagna il secondo posto. Ha il risultato migliore in grammatica, ma a causa dell'età viene ammesso soltanto alla quarta classe. Iniziano gli esercizi militari voluti dal capitano Ferrero, dalle marce nella neve alla scherma, tutti cadenzati dal suono di tamburo, che marca anche l'orario della scuola, la messa, il pranzo. Persino le lettere si studiano a suono di tamburo, ma Angelo ha l'impressione che gli studi non siano tenuti in grande considerazione. Il professore di grammatica della classe quarta è padre Castagnone, di modi piacevoli e di buona compagnia, amante dei poeti latini Ovidio e Virgilio. L'insegnante di umanità e retorica è il magro estetico abate Lazzarini, assolutamente non portato all'eloquenza, e Angelo si distrae, fabbricando oche di carta durante la lezione. Padre Sotteri insegna filosofia, ma ama di più conversare di teatro e esprime un giudizio positivo sul piccolo Brofferio, che definisce studioso, intelligente, di ottima condotta. Il primo anno di collegio è scandito da un inverno duro. Angelo, sottoposto alle restrizioni di cibo e alle busse dei compagni, diventa taciturno e malinconico, facile ad ammalarsi. Riceve qualche lettera portata dalla fravasa, del nonno e della madre, ma piange spesso e non riesce a confidarsi neppure con il padre, che gli fa visita periodicamente. La sua vita cambia quando arriva Giovanni Garino, più anziano di lui, che ha il gusto delle lettere e della poesia e viene soprannominato Alfieri. Diventa il maestro di Angelo, che sotto la sua guida compone il primo sonetto. Garino ha un carattere difficile e bisbetico, ma sa raccontare benissimo le favole, soprattutto arabe e persiane, e Angelo per imitazione scrive racconti. Giovanni è molto apprezzato dai collegiali, ma una sera ritarda e Angelo lo sostituisce, narrando La lanterna di Aladino con successo di pubblico che ferisce Garino. Si creano a quel punto due partiti che litigano fra loro fino alle botte, i brofferiani e i gariniani, che sono la maggioranza. Angelo decide quindi di sfidare Giovanni nel racconto di leggende inventate da lui, fingendo di aver ricevuto un libro di fiabe persiane dal padre. La lettura della sua Melograna riscuote un grande successo e gli fa avere il presentimento di essere un capocomico. Angelo trova molto gusto a creare le novelle, si sente immerso in un mondo immaginifico con figure fantastiche, arcane speranze e meravigliosi castelli in aria. Garino si prende subito la rivincita con La bella e il serpente. I collegiali si dividono anche fisicamente in due gruppi. I serpentini si riuniscono sulla scala e i melogranici in un andito in fondo al cortile. Il collegiale Fogliatti avvicina Angelo promettendogli di fargli avere la maggioranza dei seguaci e il bambino gli confida ingenuamente che le novelle sono una sua invenzione. La notizia è riportata a Garino e alla sera, all'inizio del suo racconto, Angelo viene sbugiardato e assalito a palle di neve. Ancora una volta viene salvato da Don Brizio. L'episodio arriva alle orecchie di padre Sotteri, che proibisce gli incontri di narrazione, e Angelo sente di perdere la libertà della fantasia, perché la vita, senza la letteratura e l'immaginazione, diventa sterile e monotona. Il divieto però rinsalda nuovamente l'amicizia con Garino, fondata sulla letteratura come lievito di fratellanza. Viene il momento in cui Angelo scopre le prime sollecitazioni erotiche attraverso i bisbigli e i maliziosi sogghigni dei compagni più grandi. È ancora ingenuo, ma si accoda a collegiali più adulti che si riuniscono nello spazio della ricreazione e, montando l'uno sulla schiena dell'altro, guardano attraverso una fessura del muro divisorio della casa di una povera famiglia
che fornisce legna e carbone al collegio. Fanno spintoni per vedere la stratta, una scrofa che il celottino allievo della classe sesta, piccolo e gracile, ma svelto e ardito, descrive a Angelo come l'insieme di tutti gli animali. Il bambino, spinto dalla curiosità, ottiene di arrampicarsi sulla schiena dei compagni e di vedere anche lui la stratta, ma attraverso la fessura scorge soltanto una vecchia che pettina la figlia e un bel pavone, animale a lui sconosciuto. Quando i compagni fanno allusioni alle doti della donna, Angelo non capisce e descrive il pavone, suscitando ilarità e derisione. Gli viene poi spiegata la differenza tra una donna e un volatile. In mezzo all'indifferenza di studenti e professori rispetto alle vicende politiche, Angelo si dichiara repubblicano e nello stesso tempo ammiratore di Napoleone. Nel 1813, in occasione di un Te Deum nella cattedrale di Asti per l'imperatore, è catturato dalla spettacolarità della funzione religiosa. Ha l'occasione di tornare a casa per la prima volta dopo la partenza per il collegio, in occasione dei festeggiamenti che il padre, ora maire di Castelnuovo, prepara per le autorità francesi. Angelo può fare il viaggio sulla carrozza del viceprefetto De Robert e della sua accompagnatrice, la deliziosa contessa Montegrandi, che gli dedica molte attenzioni. A ogni paese la carrozza deve fermarsi per l'omaggio del maire al viceprefetto. A Isola il maire è il medico Ollino, zio di Angelo. Ad Aliano è il medico Pavia, un altro zio. Il bambino, alla vista del suo paese, si sente come i crociati di fronte a Gerusalemme. E dopo gli immensi spazi del collegio, la sua casa gli sembra piccola e stretta. La sua attenzione non è per gli ospiti gallonati, ma per il nonno, la madre, i fiori e le due piante più care al nonno, l'acacia e il castagno d'India. Il cane califfo è il compagno inseparabile del breve soggiorno. Ritornato in collegio, Angelo vive l'esperienza della morte del suo professore di retorica, Agostino Fava, letterato molto ammirato. Quella morte lo addolora, al punto da cadere nella depressione nervosa. Durante la malattia gli viene consentito di dormire fino alle 7 e di fare una passeggiatina mattutina. Per distrarlo, il padre lo porta per la prima volta durante le feste di San Secondo in un teatro vero, il teatro di San Bernardino, costruito sulle vestigia di una vecchia chiesa. Angelo ammira sul sipario sciupato l'immagine di Vittorio Alfieri in camicia, portato in cielo dagli angeli, e prova una forte emozione per la strega, i diavoli, i draghi, le furie di Medea per Giasone, che gli fa passare il mal di nervi. Costruisce uno spazio teatrale nella camera di ricreazione del collegio. Ha intenzione di recitare il dramma di Medea con l'aiuto di qualche amico, ma gli inconvenienti sono tanti e le prove vengono interrotte con suo disappunto. Per consolarlo di quel fallimento, il padre lo porta ad assistere al Saul di Alfieri. Ma Angelo si annoia e non prova la stessa emozione della prima volta. La rappresentazione della tragedia avviene in un teatro quasi vuoto e Angelo commenta che Asti non è città alfieriana, perché non dà cittadinanza all'idea del poeta, il quale ha scelto di andare spontaneamente in esilio. Vi sono molti poeti e novellatori come l'abate Fava, il conte Morelli, l'abate Incisa e suo padre, ma la città ha un aspetto melanconico, forse per le frequenti invasioni straniere. Asti diventa magica come Baghdad soltanto quando la fantasia di Angelo galoppa grazie alle novelle arabe e persiane. A fine agosto il ragazzo ritorna a casa in vacanza e guarisce completamente. Va a caccia con Alessandro Aluffi, un demonietto attaccabrighe molto abile nei giochi di destrezza, che poi diventerà un prevosto da bene. Aluffi è un bravo cacciatore insieme al suo aggressivo cane danese di nome Soler. Angelo invece ottiene risultati molto scarsi. Spara più volte senza colpirlo a un uccellino appena uscito dal bosco della palazzina e il cane per spregio gli piscia contro. Poi mira una pernice ma colpisce la coda del cane e conclude che la caccia è un barbaro passatempo che non fa per lui. Si dedica allora alla pesca, ma a Castelnuovo Dio si è dimenticato di fare i fiumi e deve accontentarsi del fossato del castello, che prima serviva alla difesa e ora è adibito al beveraggio del bestiame.
Angelo si apposta con la canna, il filo e una spilla ricurva e gli pare di essere come Cristoforo Colombo alla scoperta del nuovo mondo. Aspetta tutto il giorno di pescare le rane, ma deve chiedere aiuto a Lorenzo Zinzin, il quale riesce a catturarle facilmente. Anche Angelo ne cattura una mezza dozzina, sentendosi proprio in viaggio sull'oceano verso l'America. Sull'esempio di Lorenzo, che nel fosso a piedi nudi smuove le acque facendo salire in superficie le rane, si spoglia come un selvaggio delle antiche tribù del Messico e si butta anche lui nel fosso. A quel punto arriva il bovaro della corte, che prende a bastonate i due monelli perché hanno intorbidato l'acqua destinata alle sue bestie. I ragazzi gli gettano contro fango e rane come proiettili di artiglieria e corrono nudi come vermi a nascondersi dentro al bosco. Escono poi in un praticello dove pascola i tacchini una villanella che corre via gridando al diavolo. Interviene la Abate Ricci, giovane prete padrone della cascina del castello, facendo scongiuri in latino fino a che i due ragazzi chiedono scusa e il bovaro restituisce loro i vestiti. Dopo la caduta di Napoleone, le truppe francesi lasciano Asti, in cui avevano stabilito una buona convivenza con gli abitanti, costruito repubbliche e liberato la popolazione dai pregiudizi religiosi e culturali, ma ora la città attende il ritorno del re di Sardegna. La divisione politica entra anche nel collegio dell'Annunziata. Tra i filo francesi come Angelo e i filo austriaci, che sono la maggioranza, esplode la lotta con calamai, libri e sassi. Quando il padre gli fa visitare i soldati feriti nell'ospedale militare, Angelo prova una forte commozione e pensa che quei soldati siano stati traditi dai loro comandanti. I collegiali sostituiscono la coccarda tricolore sul cappello con quella azzurra dei Savoia e tolgono i bottoni con l'aquila napoleonica. Abbandonano la divisa militare per il vestito dei chierici del seminario. Angelo si sente molto umiliato da quel cambiamento ed è insofferente dell'oppressione religiosa che viene instaurata con la confessione una volta alla settimana, la campanella a sostituire il tamburo, le prediche piene di miracoli e di diavoli, le storie del demonio del direttore spirituale Don Pastrone affascinano Angelo ben più dei sermoni. Arrivati gli austriaci, il 15 maggio, i collegiali vengono portati in cattedrale, dove si svolge un solenne Te Deum per il ritorno dalla Sardegna di Vittorio Emanuele I, dopo quello officiato un anno prima in onore di Napoleone. Il rito è analogo, ma ora, invece della presenza del viceprefetto francese, c'è un colonnello tedesco. Il vestiario è il segno esteriore più evidente della monarchia restaurata e in tutta fretta dagli armadi escono curiose zimarre e gualdrappe con spadino, brache di seta gialla, calzette colorate con giarrettiera, ridicoli cappelli a tre punte, parrucche incipriate. Viene compiutamente ripristinato il potere dei nobili con l'antico sistema della moltiplicazione di incarichi e di funzioni a sostituire l'apparato burocratico napoleonico. Si riaprono i conventi, in disuso durante il periodo napoleonico. Sulla piazza della cattedrale, durante una passeggiata con i compagni, il ragazzo vede per la prima volta due frati. Si distacca dal gruppo per osservarli da vicino e, trattenuto dalla curiosità per quelle nuove figure, rientra tardi in collegio, subendo la prigione per 4 giorni. L'assistente Don Trincheri non crede alla storia dei frati e presume che Angelo abbia seguito piuttosto una ninfa vespertina. Per ritornare in libertà, il collegiale alla fine confessa quello che l'assistente vuole sentirgli dire e viene liberato in quanto bugiardo e in quanto sporcaccione. Dopo i frati, Angelo può vedere anche il re Vittorio Emanuele I, sbarcato a Genova dalla Sardegna il 14 maggio 1814, che 5 giorni dopo transita da Asti per recarsi a Torino. Il re entra da Porta San Pietro in mezzo a molti questuanti che denunciano i soprusi dei francesi. I collegiali sono schierati nella via in segno di omaggio e Angelo può osservare da vicino il fisico meschino del sovrano, che gli sembra la parodia di un re. Poi i collegiali vengono mandati sotto i balconi della casa del marchese di Frinco, dove è alloggiato il sovrano, a gridare «Viva il re!».
Il re si affaccia al balcone e la folla lo acclama in una città illuminata a festa. Angelo ritorna a notte alta in collegio con molta confusione in testa. I suoi occhi di ragazzo giacobino osservano con sconcerto il passaggio dai francesi ai Savoia, come un salto all'indietro. Vittorio Emanuele I, esiliato in Sardegna da lungo tempo, ignora le reali condizioni del Piemonte ed è impreparato nelle arti del governo. Il suo regno è un anacronismo della storia, ma il popolo ne accetta festosamente il ritorno, commenta Brofferio nell'autobiografia. In collegio gli esercizi religiosi prendono il posto degli esercizi militari e viene riaperta la grande chiesa dell'Annunziata. Angelo diventa molto abile a leggere con concentrazione le novelle galanti dell'abate Casti invece che i salmi e le preghiere prescritte, ingannando il direttore spirituale che apprezza il suo atteggiamento meditativo. Nel frattempo sono arrivati da Casale alcuni collegiali vivaci e intraprendenti che si organizzano per assentarsi dalle funzioni e scoprire un mondo nuovo sotto le arcate del monastero. Si sussurra di monache giovani e belle e di fantasmi di monache torturate e inquiete. La curiosità spinge Angelo ad aggustare l'ingegno e a confondersi con il gruppo dei più grandi. Raggiunge una scala a chiocciola buia e infine il sottotetto, che gli dà la paurosa impressione di una specie di oceano o di deserto libico. Lì intravede una figura con lancia, mantello bianco ed elmo che scrive un'ottava sulla parete e declama il Saul, e riconosce l'amico ungarino. Quel sottotetto è il luogo delle trasgressioni. Alcuni scommettono soldi e fanno giochi non consentiti come saltare la cavallina, altri si esaltano di fronte al monumento della bella suora Delia, la cui leggenda racconta sia stata punita e murata perché innamorata, e così i ragazzi immaginano di fare l'amore con lei e cadono in dolce estasi. Quando si accorgono che Angelo si è intrufolato tra loro, lo freddano con occhiate sdegnose e lo allontanano. Il ragazzo va da solo in perlustrazione di quel luogo così misterioso, ma non avendo la guida di un Virgilio dantesco, si blocca davanti a un muro invalicabile e si perde. Cerca affannosamente le vie d'uscita, finalmente individua la scala a chiocciola, ma trova sbarrata la porta di accesso per un brutto scherzo dei compagni. Pensa allora di risalire e mettersi sotto la protezione dell'amorosa suora Delia. Si avvolge nel lenzuolo usato da Garino per il Saul e si rannicchia per non essere aggredito da topi, gufi e pipistrelli che gli fanno giravolte sul viso. Viene trascinato nel delirio dei balletti di fantasmi e passa una notte terrorizzante. È ritrovato e liberato soltanto al mattino. I colpevoli vengono puniti, ma Angelo subisce una nuova crisi di nervi e non metterà più piede nel solaio. Il re Vittorio Emanuele I dissotterra un almanacco del 1798 e riporta indietro il regno con l'editto del 21 maggio 1814. Ripristinando le regie costituzioni del 1770 e gli antichi privilegi ecclesiastici. Per un ragazzo nato in periodo napoleonico è il rovesciamento del mondo, della vita e anche del linguaggio. Il cittadino ricade allo stato di suddito. Si passa dal termine giacobino di petizione a quello sabaudo di supplica, dalle leggi francesi per le libertà individuali allo stato di polizia, dall'autorità civile al potere dei gesuiti, dall'istruzione al dovere dell'obbedienza.